You bring an energy I've never felt before. Some kind of chemical that reaches through my core. Feels like as far as you. Wow, ragazze, Villa Corte Grande, finalmente un po' di relax. Sì, ci voleva proprio. Beh, io questi due giorni me li prendo per allenarmi. Ma dai! Sit of all of my mistakes. Tear down the biggest walls and put me in my place. I know that kind of comfortable you cannot replicate. You feel like home. Wow, che bella questa stanza! Say, oh, how do you know? I don't just feel it in my heart. Don't just feel it in my heart. Ah, che bella corsetta! No, I feel it in my bones. I feel it in my bones. Buongiorno, Yeye. Buongiorno, Charlie. Gli angeli sono con te? Certo che sono con me. Te le chiamo subito. Matilde, ho bisogno di voi. Vi aspetto al quartier generale. Ragazze, dobbiamo andare. Yeye ha bisogno di noi. Buongiorno, angeli. Buongiorno, Charlie. Sono felice di sentirvi. Ho una nuova missione per voi. Nome in codice, Star Bars. Yeye vi passerà tutti i dettagli. Ragazze, come avete sentito, inizia la missione Star Bars. Dovrete trovare il miglior bartender di Verona e Mantova. Ma cosa dobbiamo fare nello specifico? Ottima domanda, Giada. Andrete sul territorio. Conoscerete i bartender e scoprirete i segreti del loro fantastico lavoro. Ogni settimana vi consegnerò un tema segreto e loro, con quello, dovranno realizzare il miglior cocktail per colpire i selezionatori. E chi sono i selezionatori? Sono due professionisti del settore. Loro e solo loro potranno, attraverso i video che gli porterete, valutare i cocktail migliori. E quali sono i criteri di valutazione? Metodo di lavoro, aspetto estetico del cocktail e creatività. Quindi per ogni missione ci sarà un vincitore? Non ci saranno vincitori, verranno solo selezionati i cocktail che hanno acquisito più punti. E dopo aver trovato i migliori, tutti i bartender si incontreranno per una grande sfida finale. Wow! Ragazze, ho inviato sui vostri dispositivi mobili i locali in cui dovrete andare per questa missione. Io resterò in contatto con voi, mi raccomando. Charlie ci tiene molto al successo di Star Bars. Andate! Siamo nella bassa veronese a Legnago, territorio dove l'Adige ha avuto un ruolo fondamentale di impatto storico-ambientale. Abbiamo mandato Sabrina alla ricerca del suo bartender. Live, caffè American Bar, un locale dallo stile inconfondibile. Siamo a Barbe Mostacci, andiamo a conoscere Mattia. Ciao, sono Mattia, ho 31 anni, lavoro al Barba Mostacci ormai da 2 anni. Il tema segreto di oggi è...
dello sport. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Star Bars dal Dottor Luke. E Mr. Shake. Che fa, dottore? Legge la Gazzetta dello Sport. Mr. Shake, siamo al bar dello sport? È vero, il tema di oggi. Bar dello sport. La Gazzetta, ovviamente. Siamo pronti a cominciare? No, porto un po' di vino, visto che siamo in tema. Giustamente. Il bar dello sport. Lo sport. Facciamo un brindisino. Prima di iniziare. A questa nuova puntata. A questa nuova puntata di Star Bars. Allora, siamo a Legnago, al bar Barba e Mostaci, con il bartender Mattia. Ah, Barba e Mostaci, Barba. Lei ha tutto, lei ha tutto. Io ho tutto, tutto quello che serve. C'è un mixing glass, quindi sicuramente sarà un cocktail stile strain. Ah, whisky. Ah, qua prende direttamente da una botticella questo whisky che barbo. Hanno questo barbo che hanno invecchiato direttamente loro in bocca, probabilmente. Sì. Vedo di nuovo l'uso del Cynar, sta diventando frequente fra i nostri concorrenti. Mette del maraschino. Mattia, che ingredienti stai utilizzando per il tuo cocktail? Gli ingredienti che ho utilizzato per il drink sono un whisky invecchiato in rovere, Cynar, un temes, un goccio di Luxardo, una zolletta di zucchero e un bitter angostura. Dottore, secondo me sta facendo un twist sul Boulevardier. Twist? Sì. Il ballo, intendi? No. Twist nel senso che da un classico drink ricava una nuova idea, una sua idea. Un changement! Esatto. Bar dello sport, un tema complicato. Ti ha messo in difficoltà? All'inizio sì, poi mi sono venuti in mente gli anni 80, i film di Jerry Calà, il bar sport proprio originale, e da lì mi sono uscite due o tre idee. E si prepara all'imbicchieramento. L'impiattamento, dottore, vuole dire. L'imbicchieramento, perché qua imbicchieriamo. Imbicchieriamo. Oh, molto bene. È molto bello. Lo berrei volentieri perché è abbondante. Tanto. Una bella zest, un po' di oli, zest. Una buccia, fetta, una buccia. 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 Lei dice, sì, lei... siamo al bar dello sport, buccia. Alla sua, dottore. Una scorza, ecco. Alla zest. Alla zest. Yeah, yeah. Mattia ha completato la missione. Allora, Mr. Shake, cosa ne pensa del cocktail di Mattia? Guardi, dottore, il drink lo vedo un po' lungo, un po' diluito troppo, secondo me. Poi ho aggiunto anche dell'acqua all'interno. Ma a me piace, sarà che se è abundantis, abundorum, abundantum. Certo. A me va bene, mi piace molto il bicchiere, molto elegante, una decorazione sobria. Me lo berrei tutto, anche se abbondante. Ok? Quindi chissà se questo sisal
è una scommessa vincente. Lo vedremo. Potrebbe essere. Chiederemo a Sabrina. Un mix di sapori che ricorda gli anni Ottanta. Un cocktail perfetto per il dopo cena. Sisal, Mattia, con questo cocktail hai fatto 13. Mi raccomando ragazzi, se bevete non guidate. Continua la missione di Star Bars. Ci vediamo tra poco. Siamo in provincia di Verona, a Somma Campagna. Abbiamo mandato Giada alla ricerca del suo bartender. Nella zona un punto di riferimento, Bar ai Portici fa dell'ospitalità la sua forza. Dalle colazioni agli aperitivi vi sentirete coccolati da uno staff tutto al femminile. Non vedo l'ora di conoscere Nicole. Ciao, sono Nicole, lavoro in questo locale, il Caffè Portici, da circa 2 anni. Questo locale parte dalla mattina presto con colazioni, da seguire poi dei gustosi pranzi per poi andare a aperitivi. E organizziamo serate il sabato sera e la domenica sera con dei karaoke, DJ oppure musica dal vivo. E appunto per questo vi aspettiamo qui da noi, dal nostro staff, e inoltre vi aspettiamo soprattutto alle nostre serate. Il tema segreto di oggi è Bar dello Sport. Ecco lei. Guarda qua, come mi chiamavano da giovane, l'asso di bastoni. Dottore, scopa 7-3. 10. Oh, siamo in onda. Vai. Allora, qua dove siamo? Siamo al Caffè ai Portici a Somma Campagna con Nicole, che Nicole ci prepara Prendi la mira. C'è vodka, Red Bull qui. Abbiamo della Red Bull, dottore, e della fragola. Noto che è una giovane barlady, quindi è buono, sì, che anche i ragazzi giovani si avvicinino a questa professione con passione, vedi, partecipano a Star Bars, hanno voglia di mettersi in gioco, di provare, molto bene, questo è molto buono. Quali ingredienti stai utilizzando per il tuo cocktail, Nicole? Ho utilizzato la vodka liscia Illegal, la Red Bull White Edition, quindi che ha il sapore di cocco. Dato che il tema del cocktail era il bar dello sport, ho deciso di usare questo ingrediente perché la Red Bull è una bevanda energizzante. Ho inoltre uno estratto di base alla polpa di fragola e tutto servito in una coppa martini. Sta mettendo della polpa di fragola, dottore, sotto. Vedi, messa così, che rimane essendo più pesante, vedrai che adesso che ci versa sopra rimane in galleggiamento. Ah, fa una tecnica che viene chiamata layers, che è divisa per strati. Bar dello sport, come tema segreto, ti ha messo in difficoltà? Sì, perché non è un tema facile con cui poter fare un cocktail, ma alla fine, pensandoci bene, sono riuscita a cercare degli ingredienti e unirli per poter dare un senso al tema del bar dello sport. Bene, il cocktail è pronto e andiamo all'imbicchieramento. L'impiattamento? L'imbicchieramento. L'imbicchieramento. L'imbicchieramento.
questa decorazione che sta facendo Nicole, visto questa fetta di arancia e sta applicando questi stecchini con la frutta, credo che si richiami proprio al nome del cocktail. Al tiro a bersaglio, al tiro a, esatto, il bersaglio con le freccette. Yeye, Nicole ha concluso la missione. Quindi, Mr. Shake, che cosa ne pensa del cocktail di Nicole? Secondo me la decorazione è abbastanza invasiva in questo drink, questa coppetta così delicata. Cioè, questa decorazione grande. Però c'è da dire che ha rispettato in pieno quello che era il tema della puntata. Che bar dello sport, prendi la mira e la decorazione richiama questo bersaglio, quindi accentrato esattamente quello che era il tema della puntata. Adesso poi sentiamo Giada che cosa ci dirà. Che cosa ne pensa? Prendi la mira, un cocktail leggero, fruttato ed energetico. Direi che Nicole ha colpito nel segno. Siamo a Grezzana, comune di 10.000 abitanti che si colloca tra la Valpantena e la Lessinia. Abbiamo mandato Matilde in missione per Starbucks. Siamo alla Vecchia Rotonda, locale storico che ha fatto dell'accoglienza e dei suoi ottimi cocktail il punto di forza. Andiamo a conoscere Michele. Ciao ragazzi, sono Michele della Vecchia Rotonda di Grezzana. Siamo qui nel nostro locale per intrattenervi con tutte le nostre birre partendo da Germania, Inghilterra, dal Belgio, i nostri fantastici panini, le nostre serate live con musica live a partire da novembre fino a aprile, perché tutto, per tutto il periodo invernale. Siamo a vostra disposizione dalle 5 della mattina fino a sera tarda, per cui passateci a trovare e qua troverete allegria, cocktail buoni e tante altre cose. Il tema segreto di oggi è Bar dello Sport. Siamo a Grezzana adesso, dottore. Bene. Nel bar Vecchia Rotonda con Michele. Molto bene, che cocktail ci prepara Michele? Andiamo a vedere. Dottore, qui ci prepara Zona Cesarini. Famosissima Zona Cesarini, quando si fa il gol l'ultimo minuto, nell'ultimo minuto, negli ultimi minuti, quindi probabilmente ci sarà una sorpresa. Ci mette del gin spagnolo, dottore. Quale gin? Cubical. Gin Cubical. E mette anche del whisky torbato. Sarà leggermente affumicato sicuramente questo drink. Avrà questa nota fumante. Che ingredienti hai utilizzato per la realizzazione del tuo cocktail? Allora, siamo partiti con una spremuta d'arancio, del Contro, del whisky Oban torbato, del gin Cubical. Abbiamo spaziato un po' l'interno della nostra Europa, diciamo, per creare un'emulsione che abbia una sua agrumatura con dell'angostura finale e una zolettina di zucchero per dare un po' di dolcezza. Decherata e pronti all'imbicchieramento. Impiattamento. Imbicchieramento. Dello sport, un tema molto particolare. Hai trovato difficoltà? Sì, ho trovato abbastanza difficoltà, anche perché bar dello sport si può immaginare tante cose, ma un tema definitivo non esiste. Ma
sta preparando la decorazione, intaglia un lime. Ah, questo è il ghiacciolo con arance essiccate che viene inserito nel cocktail, si scioglierà poi. Eh sì, al bar dello sport un ghiacciolo ogni tanto ci vuole. E uno zuccherino infuocato. Yeah, Michele ha completato la sua missione. Questa decorazione forse rende un po' difficile berlo subito il cocktail, cioè diciamo che bisognerebbe smontare la decorazione prima di arrivare a bere il cocktail, però insomma nel complesso potrebbe andare. Il cocktail ha un bel colore, si presenta con quel bel arancio, nel bar dello sport, cioè poi la decorazione, la gazzetta, deve avere un abbonamento sicuramente per servire tutti i clienti, però ha centrato in pieno l'obiettivo. Ci sarà un gol nella zona Cesarini? Vediamo. Zona Cesarini, assaggiamo. Un cocktail fresco e corposo, perfetto per le domeniche in compagnia della tua squadra del cuore. Bravissimo Michele. Shake. Allora stasera il taxi lo paga lei, eh? Va bene, dai, lo pago io. Abbiamo bevuto. Noi. Se bevi, non guidi. Anche questa puntata di Star Bars giunge al termine. Il bar dello sport era il tema segreto di questa missione. Il cocktail selezionato è quello di Mattia. Angeli, complimenti per il successo della missione di Star Bus. Charlie, ma quando è che ci vediamo? Non vi preoccupate, Angeli. Io sono più vicino a voi di quello che immaginate. Nuove missioni, nuovi temi segreti e nuovi bartender da conoscere. La missione Star Bus continua. Ci vediamo la settimana prossima.